Buongiorno e benvenuti a tutti. Sono Pasquale e benvenuti alla mia cucina. So, mi avete visto fare questi video in inglese, la maggior parte in inglese. Oggi farò un video in italiano perché mio fratello Vincenzo, lui è un cuoco, lui è chef, c'è un ristorante in Belgio, si chiama La Fontanella ad Antwerp, è uno dei migliori ristoranti italiani nella zona. Non vedo l'ora di andarlo a trovare. Io e mia moglie ci andiamo a fare un viaggetto alla fine di agosto. Andiamo a trovare mio fratello e la moglie Sandra e a conoscere le mie belle nipotine Valerie e Celine, sono le figlie di Laura e di Rob, che sono i miei nipoti. E non vediamo l'ora di andare a fare un bel viaggio e passare un po' di tempo con loro. So, mio fratello, stavamo parlando stamattina e lui mi ha detto, la ricotta come la fai con il caglio? Ho detto no, la ricotta non ha bisogno del caglio. So, voglio far vedere a lui generalmente come faccio io generalmente la ricotta è molto molto semplice. Abbiamo bisogno del latte intero, un po' di sale e il succo di limone o l'aceto bianco. So, venite alla mia cucina e vi faccio vedere. Ok, so, oggi abbiamo comprato 4 litri di latte, un gallone quasi 4 litri. So, lo mettiamo nella pentola. Piano piano così non ci spuzziamo. Questo è il latte che ho comprato dal supermercato, perché qui il contadino devo andare in campagna, in montagna per trovarlo. Sono un paio di ore di viaggio. Allora, abbiamo aggiunto in 4 litri di latte, abbiamo aggiunto 25 grammi di sale fino. Poi ho spremuto due limoni a formare 100 grammi, 100 ml il succo di limone. Adesso dobbiamo aspettare che il latte diventa molto caldo, quasi all'ebollizione. Quando arriva all'ebollizione, spegniamo e mettiamo il succo di limone dentro, lo giriamo e poi lo lasciamo riposare per un 10 minuti e vediamo che tutti i fiocchi della ricotta saliranno. Dopodiché, con una bella cucchiaino o cucchiaone, mettiamo dentro le fuscelle. Se voi andate a un negozio, quando prendete la ricotta, mangiate la ricotta, viene la ricotta generalmente viene messa in queste fuscelle, mettetela da parte che voi potete fare la ricotta a casa. Queste io le ho comprate ad Amazon. Puoi andare ad Amazon e le trovi là. Sono ragazzi, mio fratello è eccezionale, un cuoco eccezionale, però non c'ha tempo a fare queste cose qua, che io faccio generalmente perché mi mancano le cose fresche dall'Italia, anche se qui ci sono molte salumerie in America, ci sono molte salumerie in America che hanno belle ricotte fresche che vengono anche importate dall'Italia. Per me la soddisfazione di farlo io è una cosa meravigliosa. So, io ho molti video, la maggior parte in inglese, perché mi piace educare. Le persone come me, per esempio, io sono venuto qui 36 anni fa, da Molfetta, Bari. Però ci sono gente come me che sono venuti qui molti, molti anni fa, prima di me. So, i loro figli che sono nati qui e non parlano italiano, però hanno le tradizioni italiane, e a loro piace vedere gente come me, ce ne sono moltissime, che fanno le tradizioni, cucinano. E no, passano le tradizioni culinarie alla gente che sono nati qui, che non ha avuto la possibilità di imparare, oppure portando indietro le memorie dei loro genitori quando loro sono venuti qui e i ragazzi sono nati qui e hanno fatto tutti questi piatti della nostra terra. E però una volta che i genitori sono andati via, che sono in cielo, in paradiso, la maggior parte di loro hanno perso la tradizione.
qualcuno ce l'ha, molti di loro ce l'hanno, però c'è qualcuno che si ricorda, ma facendo queste cose qui vi diamo una specie di rinfresco alla mente e aiutiamo anche loro se vogliono provare a casa, lo possono fare. So, mio fratello, questo lo sto facendo in italiano perché mio fratello non parla in inglese, e lui parla francese e Dutch. Ma se voi andate in Belgio, ad Anversa, andate dal ristorante La Fontanella, da Enzo, e lui è un paio di anni più grande di me, e assomiglia a me. E non c'ha il beccuccio come me, però ci assomigliamo un po'. No, siamo fratelli. Adesso il latte sta diventando caldo, fra poco comincerà a fare quella schiumezza che comincia a bollire un po'. Come comincia a salire il latte? Non deve bollire. Come comincia a salire, lo spegniamo e mettiamo il succo di limone. Adesso lo spegniamo e ci mettiamo il nostro limone. E non vi preoccupate, adesso lo giriamo bene. Adesso comincerete a vedere che i fiocchi della ricotta cominciano a salire, ma lasciamo tutto a fuoco spento per un 10 minuti e poi torniamo e vediamo il risultato. Ok, 10 minuti sono passati, adesso dobbiamo vedere se la ricotta si è formata. So, ho alzato le fuscelle, le ho messe su altre fuscelle, così quando mettiamo la ricotta il siero che esce rimane sotto alla mia tiela di vetro, o di, come la volete chiamare, plexiglass, non so come si chiama in italiano, Pyrex. Ok. Allora, vediamo la nostra bella ricotta e guardiamo un po' qua. Ma com'è bella lì. Vedi che bellissima sta ricotta, eh? Guarda qua. Questa è una meraviglia. E voglio che vedete più vicino, ragazzi. Guardate che bella ricotta sta qua. E non vi preoccupate per il limone, perché nemmeno lo sentirete. Guarda qua, questa è una meraviglia. Oh, le voglio separare un po' perché non voglio riempire troppo, perché dopo lo dobbiamo girare un po'. Ma comunque, questa, gli mettiamo quest'altra pure qua. Vedi che bella ricotta fresca. Qui sicuramente proprio due fuscelle piccole, non ci avrò molto. Vi porto un po' indietro così vedete. Questa è l'unica cosa che quando fai con il latte comprato dal supermercato, 4 litri vi dà due fuscelle di ricotta fresca. Ma questo è buonissimo. Se lo vai a comprare alla salumeria, ti costa sempre un 7 dollari, qui in America è 7 dollari, mi sembra 7 dollari, 7 o 7,50, io non, nemmeno la compro mai, ma io il latte l'ho pagato 2 dollari e 89 per 4 litri, so, un 3 dollari diciamo, sarebbe un 3 euro come sta adesso l'euro, sono un 3 euro, so, con 3 euro prendi 2 baschetti di ricotta. Vedi che bella, eh? Adesso lo facciamo scolare molto molto bene e quando diventa più fredda a temperatura ambiente, che faccio? L'assaggiamo. Oh, vedi che bel pezzo. La mettiamo qua. Ma è una meraviglia, eh? Ok, so,
Adesso la facciamo riposare bene e poi torniamo dopo e facciamo l'assaggio. Che bello! Ragazzi, guardate che bella ricotta che qua. Ma proprio una meraviglia, guarda. Pura, fior di latte, guarda qua. Sta scolando tutto il siero, vedi? Ah, no, non vedo l'ora di assaggiarla. È ancora molto calda, sta fumando. Ma vedi che bellezza. Con 4 litri di latte, hai 2 fuscelle di ricotta fresca, freschissima, che quando l'assaggi è come se una nuvola. So ragazzi, penso che ancora ci vorrà un po' di tempo fino a quando si raffreddi completamente la nostra ricotta, però io non posso resistere. So, voglio vedere se ce la faccio, vediamo. Ma la giriamo un po' qua, eh? Oh, guarda qua. Ehi, che bellezza. Oh, questa è la mia ricotta fresca, che è una meraviglia, proprio una meraviglia. Guarda qua. Ricotta fresca, appena fatta. Adesso la assaggiamo un po', eh? Vediamo. Oh, mamma mia. Enzo, questa è per te, guarda. Oh, mamma mia, è una nuvola. Ma proprio... Guarda qua, ragazzi. A mangiarsi una ricotta fatta da te, la soddisfazione, e dicono gli americani, out of this world. Mmm. Maron. Che bella. Ragazzi, grazie moltissime per guardare il mio video e voglio salutare mio fratello Enzo, mia cognata Sandra, la mia nipote Laura e Rob, il marito, mio nipote, e le bellissime Celine e Valerie, che non vediamo l'ora di incontrarci. Zia Linda manda tanti bacetti a tutti e non vede l'ora di incontrarvi tutti. So, with that, grazie a tutti e iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti e mettete un like e così quando ogni volta che metto qualche video lo vedete. Cercherò di fare molti più video in italiano, però devo fare tutto, devo accomodare tutti quanti. So, grazie moltissime, fate questa ricetta, è molto molto semplice. Ci vuole un po' di tempo, però ragazzi, la soddisfazione è enorme. Ciao a tutti, alla prossima!